ma devi sentire un pochino. E partiamo con la programmazione qui sul palco centrale. Avremo qui sul palco un pop talk con tre ospiti d'eccezione. Il Pop Talk è un progetto di Discali Game Surf. Siamo anche live su Twitch, proprio sul canale di Discali Game Surf. Normalmente il Pop Talk va in onda il giovedì sera. Oggi in edizione straordinaria, possiamo dire, siamo live qui dal GameX Carrara. Chiamo qui sul palco con me Mario Petillo. Eccoci. Mario, ciao, buongiorno, buongiorno, ciao a tutti. Così, grazie. Ti lascio l'onore di presentare al pubblico di GameX Carrara i tre grandi ospiti che saranno sul palco qui con te. Grazie, io ti lascio. Grazie mille, grazie. Di nuovo un saluto a tutto GameX Carrara, grazie a tutti per essere qui. Passo a presentare i tre ospiti che oggi mi accompagneranno in quest'ora di racconto del doppiaggio di Sonic, ma anche di Animali Fantastici, per fare un viaggio tra due grandi saghe che ci accompagnano tra i videogiochi e la letteratura. Presento subito il primo ospite di oggi. Lui è la voce di Sonic da quando Sonic ha iniziato a parlare, sia con i videogiochi che adesso al cinema. Ma non è solo la voce di Sonic, perché lo abbiamo ascoltato tantissimo anche negli anime. Qualcuno se lo ricorderà, qualcuno che magari ha la mia età e non è giovanissimo se lo ricorderà anche in Edward Elric in Fullmetal Alchemist, qualcun altro se lo ricorderà sicuramente nei panni di Ruffy di One Piece. E quindi do il benvenuto sul palco e a GameX Carrara Renato Novara. Grazie, ciao, ciao a tutti, benvenuto Renato, siediti dove vuoi, quella che ti piace di più. Scelgo questa, va bene, così lascio spazio agli altri quando entrano. Grazie. Thank you, mi siedo. Passo al secondo ospite. Lui anche è una voce storica del doppiaggio, lo abbiamo visto sia nell'animazione sia dare la voce a attoroni con la A maiuscola, da Kevin Spacey a Jim Carrey. Con Renato ha condiviso adesso l'esperienza in Sonic, perché è la voce di Jim Carrey, ma ha dato la voce anche a Javier Bardem, quindi anche personaggi importanti di un certo peso proprio vocale. E quindi do il benvenuto sul palco a GameX Carrara a Roberto Pedicini. Completo il... Ciao Roberto, benvenuto e grazie. Completo, intanto cos'è che stai mostrando? Qualcosa per Roberto. Io cosa che ti riguarda? Beh, c'è Gatto Silvestro, c'è Pippo. Sì, Gatto Silvestro. Chiudo il trio degli ospiti, è un ritorno per Pop Talk, perché è già venuto ospite in diretta per parlare di Animali Fantastici. Lo conoscerete perché su YouTube è forse il punto di riferimento quando si parla di Harry Potter, ma anche dei cinecomics in generale, quindi anche Marvel, Star Wars, un po' tutto quello che riguarda la nostra cultura nerd. È anche un autore, quindi sicuramente qualcuno di voi lo conoscerà anche per i suoi romanzi. Quindi do il benvenuto a Kal-El. Hello. Mi metto così. Perfetto. Ci siamo tutti, possiamo iniziare? Basta con le presentazioni? Yes. A te ti hanno preso la bronzatura, vero? Un po' sì. Hanno detto, guarda, siccome sei perfettamente in linea con sei la luce... Sei lo speculare di Carlo Conte. Perfetto, esatto, bravo. Poi sei vestito con i colori di Sonic e Knuckles insieme. Cioè, è fatto penso, proprio apposta, tutto fatto guarda, apposta. Così ho detto, quando viene Renato... Tails, più che Tails, Knuckles, viene Renato e dice, va bene, mi posso sedere accanto a lui perché è Sonic praticamente. Se avessi anche la cresta sarei un porcospino fatto e finito. Parliamo proprio di Sonic allora, iniziamo da lì. Tu sei la voce di Sonic da quando hai iniziato a parlare. Quindi da sempre Sonic ha la voce di Renato Novara e Renato Novara è Sonic. Ci racconti com'è nato questa unione, che cosa è successo quando per la prima volta ti sei trovato magari a fare il provino per Sonic, perché secondo te sei stato anche scelto? Allora, in realtà io ero stato provinato per il videogioco, quindi venni scelto per il videogioco e mi ricordo che erano venuti direttamente dal Giappone i rappresentanti della Sega a scegliere le voci, erano lì durante il provino, quindi, perché di solito i provini dei videogiochi li fai in solitudine, nel senso che cioè, non c'è la delegazione, ecco. Invece in quel caso c'erano loro, ho detto mazza. E dopodiché mi ricordo che, siccome nel provino c'erano anche tutti gli urletti, in realtà
uno dei motivi per cui venni scelto erano quegli urletti, da quello che mi dissero poi. E poi c'è stata questa fortuna che è diventato un film, quindi lì non ho rifatto il provino, anzi devo ringraziare Max Alto che mi ha messo direttamente, perché lui stesso conosceva il videogioco, e quindi sono passato poi a farlo al cinema. E tra le altre cose è passato anche un po' di tempo dall'ultimo videogioco al film, ed è stata un'emozione grande fare il film, perché a differenza del videogioco in cui noi non vediamo sempre quello che facciamo, spesso c'è soltanto la lunghezza d'onda, quindi la vivi in maniera, se vuoi, più fredda, invece del videogioco ti trovi, a parte che era la prima volta che lavoravo con Max Alto, quindi è stato per me un salto, una cosa fichissima, e poi lo vedevo in azione, lo vedevo veramente com'era, e poi soprattutto io ho vissuto il cambio di disegno, nel senso che ho doppiato il primo trailer con il vecchio disegno e poi sono stato richiamato per ridoppiare con il nuovo disegno, quindi è stato anche quello un aneddoto particolare da ricordarsi, perché dici, ma come, l'ho già fatto il trailer, e poi leggi tutta la polemica quando la community vince sulla direzione artistica, quando... Guarda, una forza pazzesca, perché davvero penso sia la prima volta che succede una roba così. Però possiamo dirlo, era abbastanza inguardabile quel Sonic, il primo Sonic sembrava un po' malato, sembrava. Ma secondo voi l'hanno fatto apposta? Sì. Anche io il dubbio ce l'ho. Però sono assolutamente... perché secondo me non puoi seriamente essere un animatore professionale, guardare a quella roba e dire sì, ok, abbiamo fatto un buon lavoro, vai, Johnny manda. Mi sembra proprio, è una di quelle cose che il mio cervello non riesce a concepire. E poi sicuramente se ne è parlato tanto, quindi pubblicità ne è arrivata anche solo per quello, oltre a... non che ne avesse bisogno, però. E Roberto, invece, chi non è cambiato perché non è disegnato, ma è una persona umana, è Jim Carrey. E quindi tu ti sei ritrovato in questa avventura in cui Eggman va a rompere le scatole a Sonic in ogni modo possibile e immaginabile. Com'è io stato? Io ho molti rompiscatole. L'ho fatto sempre, mi ricordo anche con Luca Ward, no? Che eravamo dei piacevoli concorrenti nel nostro passato. Io mi sono sempre fatto il culo, no? Ogni volta doppiavo sempre personaggi difficili, cattivi, gli antagonisti, che poi sono anche quelli più divertenti da doppiare, no? Guarda Jim Carrey in tutti i suoi film, anche quando è stato poi nettamente protagonista, è sempre fuori le righe, no? E questa cosa in realtà poi io sono abituato. In realtà il look di Jim Carrey in Robotnik l'hanno preso da me. E quindi ti mancano i baffi, però. Mancano i baffi, no, li ho accorciati per l'occasione. No, a parte gli scherzi, però Jim Carrey è un attore che mi piace tantissimo. Oltretutto, chissà se ci sarà, no? Ci stavamo dicendo prima nel numero 3, no? Se hanno firmato. Lui ha dichiarato di allontanarsi dalle scene per un po' di tempo, perché vorrebbe dei nuovi progetti. Ogni tanto mi capita di che qualcuno mi chieda, no? Qual è il personaggio o l'attore più difficile da doppiare? E io dico tecnicamente Jim Carrey, perché diciamo che io l'ho preso in eredità dal buonanima Torino Accolla, che era un doppiatore, direttore di doppiaggio fantastico, molto bravo, ma in realtà lui vocalmente secondo me ci stava meglio di me, cioè era più giusta la sua voce sul suo corpo. Noi in Italia tendiamo sempre ad accoppiare fisici a voci, no? Abbiamo questa educazione, non lo sapete anche voi, no? Quando guardate un film o un telefilm siete abituati ormai a sentire non tanto quella voce su quella faccia, ma siete abituati ad avere dei suoni accoppiati a un corpo. Invece normalmente in America non è così, cioè non gli importa, dove non c'è tradizione di doppiaggio. Vi faccio un esempio: Marlon Brando, se mai vi capiterà di sentirlo in originale, aveva una voce brutta, nasale, e in Italia è stato doppiato da doppiatori straordinari. Quindi la mia energia è entrata dentro Jim Carrey. Cioè Jim Carrey è un attore che ha una tecnica, un'articolazione e ha un nervi proprio fisicamente, è molto attivo. Ecco, lì secondo me sono entrato molto bene io. Mi viene da dire, vediamo se sei d'accordo, che Tonino Accolla l'ha fatto nel periodo in cui Jim Carrey era molto più comico, fatto e finito, perché né Sventura lui era effettivamente esplosivo,
E invece tu poi gli hai dato voce quando è diventato un po' più introspettivo. Ti invito, aspetta, no, vai. Purtroppo non è così. Okay. Se hai visto Bugiardo Bugiardo, sì, hai ragione. Se hai visto Batman Forever, dove ho studiato per la prima volta, dove faceva l'enigmista, ho strillato come una pazza. Beh, forse anche in Scemo più Scemo 2, Scemo, no? Più Scemo, certo, certo. Tantissimo, no, per cui, anzi, secondo me lui si è tirato fuori in questo momento proprio perché vuole scegliere dei progetti diversi, cioè vuole un po' discostarsi da questo tipo di immagine, no? Anche se sarà difficile, perché per tutti quanti noi Jim Carrey è tutto ciò che è stato, però... Vuole tornare a essere quello di The Truman Show, di Se mi lasci ti cancello, quindi... The Majestic, un film meraviglioso, Man on the Moon, un altro film fantastico, 23, come si chiamava? Sì. E qui mi cogli impreparato. Sì, 23 era un film... Number 23, ah, esatto, okay. Dove lui aveva questa fissazione, questa paranoia, era un paranoico sul numero 23, cioè tutto nella vita gli tornava al numero 23, ed era molto un paranoico pazzo. E tu mi insegni che a Roma il numero 23, certo, non lo possiamo dire, ma tutti sappiamo cos'è. Okay. L'esperienza che avete vissuto per Sonic immagino sia stata diversa, perché tu ti sei trovato a dare la voce a un attore in carne ed ossa, quindi probabilmente l'avrai visto a schermo, e invece tu, Renato, hai visto Sonic, che però forse non era ancora finito a livello digitale. Com'era? In alcune scene era così e sentivi una voce che diceva "Aaah!", ma lui era così, quindi sì, io è arrivato poi il definitivo, ma in effetti all'inizio, ah, scusate, che voce che viene questo microfono. All'inizio c'erano delle scene in cui lui era fermo, nero, faceva cose strane, ma perché non era ancora definitivo, quindi io sì, ho avuto in alcuni momenti delle difficoltà. Però devo dire che tra l'assistente al doppiaggio per le lunghezze, il direttore che mi diceva "senti cosa fa lì, quindi probabilmente sta facendo quella cosa là", poi alla fine erano giuste e ci siamo incollati. Poi ho seguito Ben Schwartz, che è un genio del male in senso positivo, che è bravissimo. Ecco, lui mi piacerebbe molto incontrarlo un giorno. E lui potrebbe essere anche il nuovo Jim Carrey, come... Non so se l'avete mai visto come attore, ha questa faccia pazzesca, strano, folle. No, volevo... Scusami se ti interrompo. In realtà, rompere un piccolo sogno. Noi molto spesso lavoriamo su delle coppie di lavorazione. Lavoriamo separati, non lavoriamo mai insieme. Adesso, vuoi per il Covid, vuoi in generale, i protagonisti vengono sempre separati. Quindi lavoriamo sempre da soli. E su questo tipo di film, dove c'è un segreto proprio enorme di immagini, di trucchi, di cose, noi non vediamo quasi niente. Anche gli attori stessi lavorano su delle scene che sono disegnate, stanno su green screen, per cui quando facciamo questo lavoro sulla copia lavorazione è proprio veramente un, come dire, un work in progress anche per noi. Cioè, noi non vediamo, non lo sappiamo. E firmiamo 8.000 contratti di non dichiarare nulla, di non vedere nulla. È veramente... E poi ti arriva la domanda su Instagram: quando arriverà la nuova serie di... E tu la stai facendo, ma non lo so perché... Non esiste, non l'hanno nemmeno annunciata, quindi esatto, non lo sappiamo. E invece, prima ci domandavamo con Adrian se ci sarà un prossimo Animali Fantastici, perché tu sei subentrato in questa serie per dare la voce a Mads Mikkelsen. Ma guarda, questa cosa mi ha molto colpito. All'inizio tutti quanti in sala dicevamo "certo, lui è una cosa completamente diversa da Johnny Depp, no?" Hanno scelto, e hanno fatto benissimo secondo me, un attore veramente che ha una recitazione completamente diversa da Johnny Depp, fisicamente diverso, devo dirti che mi sembra molto efficace il risultato. Adesso forse voi siete anche un po' più esperti, perché secondo me la valutazione pubblico è sempre una valutazione diversa. Dovremmo scindere un po' il senso affettivo che noi abbiamo, perché Johnny Depp, anche in questo momento drammatico della sua vita, ha voglia, però attira anche molto consenso d'amore, nel senso, tu lo ami Johnny Depp perché è bravissimo, è un attore eccezionale, ma come Kevin Spacey, che si è trovato appunto in questo marasma personale che poi lo ha portato anche all'allontanamento dalle scene per 5 anni. Johnny Depp, non dico che saranno 5, però forse 2 o 3 si ripassano. No, in realtà gli hanno già, ha già annunciato che sarà in un prossimo film, dove farà tipo Luigi XIV, una roba del genere, quindi è già, tra virgolette, stato ristabilito. Perché lui sta, in realtà sta spaccando il consenso, sì, cioè la gente sta un po' con lui e un po' con lei, nel senso, capito? Un po' più di lui, direi. Sì, ormai lei ha finito la sua carriera, in realtà. Cioè, quello che ho detto io... Mi sa che ormai lei ha finito la sua carriera, perché una volta uscite le ultime cose,
perché è quello che ho detto io ormai, anche se è un processo, quello che sarà il verdetto legale conta ben poco, perché negli occhi del pubblico Johnny Depp ha vinto e lei ha perso, perché adesso in effetti stiamo parlando di prove effettive, non come era prima che sparlavano di rumor, ha fatto questo, ha fatto... No, adesso parliamo di cose che hanno portato in tribunale, che ti hanno mostrato come sono andate le cose, e infatti è già arrivata la conferma del fatto che Johnny Depp farà un altro film. Normalmente una simile, cioè nessuna major o casa di produzione avrebbe fatto questa cosa nel momento in cui un suo attore è a processo, però loro hanno sfruttato questa cosa per farsi pubblicità, perché sanno che adesso Johnny Depp è visto in maniera positiva. Infatti è una cosa molto affascinante da questo punto di vista. Si sfrutta un po' anche l'onda che porta poi l'attore. Prima vi ho sentiti che, magari non entriamo troppo nel dettaglio, però parlavate anche un po' di follower, di pubblico che vi segue, come se fosse quasi diventata una parte importante per il lavoro di un doppiatore, e come se a volte poi vi costringesse anche a dover diventare personaggi pubblici, quando magari un tempo non era così. Ma guarda, la comunicazione social oggi è fondamentale. Forse tante delle persone che sono qui non ci sarebbero se non avessero letto su un social che oggi c'era il Games Carrara, no? Magari altre forme di pubblicità più costose. Il social è diventato non solo un mezzo di socializzazione, secondo me è anche amplificato, grazie o purtroppo a causa del Covid, però insomma ci ha portato tutti quanti un po' più vicini in un altro senso, no? Poi il consenso del pubblico a livello tecnico professionale è un altro discorso. Su questo io non mi trovo troppo d'accordo, perché vorrebbe dire poi appoggiare, avvalorare semplicemente chi ha dei numeri in più, ma che poi alla fine non ha un valore tecnico professionale. Facciamo un lavoro che è la specializzazione del lavoro dell'attore, non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Cioè il doppiaggio è veramente un mondo particolare e specifico, cioè racconta qualcosa in un altro modo, ti fa vedere le cose, ti fa provare delle emozioni in un altro modo, e in qualche modo crea la monetizzazione, sennò la gente non ci andrebbe al cinema. Hanno provato a mandare in onda, in scena, delle cose in originali, hanno fatto il 4% del sbigliettamento contro il 96% dell'italiano, per cui vuol dire che i doppiaggi in Italia siamo un popolo tra virgolette pigro, ignorante per a volte l'inglese, dovremmo impararlo tutti quanti molto di più, però pigro in realtà, no? Nel non leggere i sottotitoli, non siamo abituati, il doppiaggio esiste dagli anni 30, per cui ha tutta la lunga tradizione, siamo abituati, grazie a Dio. Se posso aggiungere una cosa a riguardo, io questa cosa l'ho vista molto in prima persona, perché io sono rumeno e da noi adesso hanno cominciato negli ultimi anni a doppiare maggiormente i film, ma la tradizione del doppiaggio in Romania era molto più per i bambini, no? Per proprio i prodotti, i cartoni destinati ai bambini che non sapevano ancora l'inglese o non leggevano ancora i sottotitoli. Però da noi c'è sempre stata la cultura del sottotitolo, anche al cinema. Io mi ricordo la gente che era andata a vedere Avatar in 3D, c'aveva i sottotitoli in 3D che lo colpivano in faccia, però dovevi per forza fare così perché non avevi... Eh sì, perché è tutto in 3D, quindi anche i sottotitoli sono in 3D, perché se no era un casino. Ed sono molto più abituati a queste cose, e penso che non ci sia così tanta differenza a dire adesso, come hai detto tu qua, che se lo metti in lingua originale in Italia ti va solo il 4%, perché la gente non vuole fare quel passo extra del leggerti i sottotitoli. Allora, c'è una piccola specifica tecnica, non vi vogliamo annoiare, però quando c'è un film con i sottotitoli, il film con i sottotitoli ti fa perdere, tecnicamente provato, il 60% delle immagini, se tu non conosci per niente la lingua. Allora io mi chiedo, è meglio perdere il 60% dell'immagine o è meglio ascoltarlo e perdersi la recitazione originale di Jim Carrey, di Sonic, piuttosto che un altro? No? Non lo sappiamo. Probabilmente per l'attore è più mortificante, no? Non andare nella sua lingua originale. Tant'è vero che non è che ci amino proprio gli attori stranieri, no? Perché in realtà loro, voi non li sentite in originale. Invece, però gli fanno provare tutte quelle emozioni, noi cerchiamo di farlo, è il nostro compito, il nostro dovere far emozionare, far ridere, far incazzare, far provare cose. Ecco perché questo lavoro, secondo me, non dovremmo perderlo nel senso migliore e più potente del lavoro stesso. Sì, poi c'è da dire che oggi la tecnologia permette anche di switchare, quindi puoi goderti entrambe, magari al cinema no,
però in TV, DVD, sulle piattaforme c'è la doppia, anzi triple, qui quadruple scelte, puoi ascoltartelo anche in rumeno volendo, presumo, e quindi sono tutti, anzi oggi è un valore aggiunto, cioè infatti questo denigrare il doppiaggio, visto anche le cose degli ultimi giorni, le ultime dichiarazioni di non diciamo chi, di Muccino, lo dico io. No, ecco, ma lui quando non c'è un cazzo da fare deve parlare di doppiaggio. Quando no, lo dico perché lo penso veramente. Cucino, non c'è un cazzo da fare, sta lì a Miami, a Los Angeles, non so dove. No, sta la spiaggia quella bella, la torre spaccata. Malibu, lui ha una villa a Malibu. Capito? Quando c'è un cazzo da fare, vedi in Italia che succede a parlare di doppiaggio. All'epoca avevamo avuto quella influencer, come si chiama? La quella donna bella che fa ballo sotto le stelle, una giudice. La Smith? Ah, la Lucarelli. La Lucarelli, ah, esatto. La Lucarelli prese le nostre difese nella prima vecchia esternazione di Muccino, che scrisse delle cose terrificanti. Noi avevamo fatto anche cartello. Diceva, bene, tu hai ragione. Ma io, allora, posso dire una cosa? Onestamente dico, secondo me è giusto che debbano uscire tutte e due le versioni. E la gente deve avere la libertà di poter vedere anche l'originale. Cioè non è che il doppiaggio deve essere prepotentemente imposto. Quindi tu devi avere la possibilità. Però vanno a dire all'esercente che deve dare una sala in originale. Vediamo che cosa ti risponde. Se ci vanno quattro persone dentro una sala da 500 posti, si incazza, secondo me la toglie. Certo, direi di sì. Tornando un attimo nei ranghi del doppiaggio, anche se non siamo poi usciti di troppo, Renato, la domanda che ti faccio è, visto che tu comunque nell'animazione hai una carriera molto vasta e penso che anche vedendo prima gli autografi che ti hanno chiesto, forse l'animazione è il settore in cui vieni riconosciuto con più piacere, io ho un legame viscerale con un tuo personaggio che mi ha accompagnato per forse 10 anni, se non di più, che è Ted Mosby. Pure io ce l'ho. Ma tu hai mai avuto... questo giallo... Facciamo il cambio. No, teniamo sì, il adesso l'ombra è giallo, quindi Ted ha scelto il corno blu, quindi vabbè, hai ragione. È giusto che poi ci avete sputacchiato sopra, voglio dire. Però è coperto, quindi almeno siamo tranquilli. La domanda è, tu hai mai avuto l'occasione di incontrare Josh Radnor oppure è stato un rapporto a distanza? No, è stato un rapporto a distanza. E lui è uno di quelli che mi piacerebbe incontrare, perché a parte il fatto che mi ricordo quando abbiamo fatto i provini, io venni messo perché pareva che gli somigliassi fisicamente, cosa che non mi sembra, però mi venne detto, ah, ti somiglia, dico, ma al di là di questa cavolata, io ho veramente vissuto e sono cresciuto con lui, perché quando l'ho iniziato doppiavo relativamente da poco e lui nasce abbastanza sfigato, sì. Altro, quindi, e io con lui, nel senso che sti turni, dico, boh, aiuto, che devo fare? E quindi ho acquisito sicurezza nel doppiarlo così come lui l'ha acquisita nella vita. E poi vabbè, io vengo dagli anni in cui la mia adolescenza era segnata da tutti i telefilm di gruppo, di amici, da Beverly Hills, poi Friends, e quindi arrivare a doppiare poi How I Met Your Mother, che è stato diciamo il proseguimento di quel genere, è stato veramente molto figo. Gli ho anche scritto un po' di volte su Instagram, però non mi legge, mannaggia lui, se qualcuno... Però sono riuscito a pensare... Mi snobba. Ho beccato una diretta dove c'erano pochissimi follower, tipo 130 follower, perché era con un gruppetto che suonava, tra le altre cose, la sigla di How I Met Your Mother. Quindi io scrivo, ciao, cercavo di inserirmi, poi ho scritto al gruppo che aveva pochissimi follower, ho detto, ma questi mi leggeranno almeno per dirgli niente. Come non l'avessi fatto. Però non demordo, un giorno lui mi piacerebbe incontrarlo. E poi un altro che ho nel cuore, che ma ce l'ho per un altro motivo, non so chi seguisse ai Carli, che è un... Beh certo, come no. Che è Spencer, perché lui è nato il mio stesso giorno del mio stesso anno. Ah, pensa. Quindi siamo gemelli astrali. Pure io, sono uguale a Jim Carrey e lui è il 17 gennaio e io il 18. Vedi? Sono identico. Beh, è quello che doppio io è alto, 1,95 m credo. Ma io se avessi dovuto doppiare quelli simili a me, forse me ne stava Danny DeVito. Sempre parlando di How I Met Your Mother, posso farti una domanda scomoda? Certo, vai. A te il finale è piaciuto? Guarda, io devo essere onesto, urleranno tutti. A me non è dispiaciuto, perché mi spiace che siamo... Beh, magari qualcuno non l'ho visto. No, beh, dai, direi che dopo 10 anni... Sì, giusto, hai ragione. Mi spiace che sia morta lei... Però io ti favo per Ted e Robin, quindi quando l'ho visto tornare sotto casa urlare Robin, che 2 settimane prima l'avevo fatto in One Piece urlando Robin da un'altra parte,
Una ragazza là sta dicendo no, eh. No, tu sei per tre, no. Sì. Ombrello giallo. Ma è durata due stagioni, cioè. No, scherzo. No, che tu dici, abbiamo aspettato tutto il tempo. Però sarà che ho vissuto l'emozione dell'inizio, perché il periodo più emozionante è stato doppiarlo all'inizio per me, soprattutto perché era nuovo, dico mazza. E quindi io avevo nel cuore Robin, quindi quando è tornato lì. Però comunque diciamo che sono un 60-40. La cosa che mi piacerebbe fare sarebbe doppiare il famoso finale alternativo. Giusto. Che circola. Sì. Ah, è vero, perché quello dici del caffè. E non l'ho neanche visto io, perché non me l'hanno. Sì, loro due che si trovano in caffetteria. Sì, c'è cioè questa. Che più che un finale vero e proprio, sì, cioè non è proprio è più una scena extra. Sì, ecco, quello sarebbe figo poterlo doppiare, ma chissà se si può. A livello materiale non penso che lo sì. Facciamo fare, te. Però vabbè, non si sa mai. Lo faccio a casa mia da solo. Quello penso che però mandacelo poi, insomma, ce lo mandi su WhatsApp così ti sotto banco. E invece Roberto, tu, oltre a tutti questi attoroni che ho nominato, Kevin Spacey, tra l'altro Kevin Spacey ti manca un po'. Mi manca tantissimo, io trovo che sia uno dei. Allora, io sono, devo dire, nel mondo attoriale innamorato di Bardem, perché Bardem è un trasformista totale, cioè lui fa veramente vivere i personaggi film per film, cioè lui può essere brutto, bello, affascinante, stronzo, cioè rappresentare il male come era in Non è un paese per vecchi, cioè può essere tutto Bardem, è veramente bravissimo. Kevin Spacey ha una qualità di ambiguità che purtroppo si è portato anche nella vita, ma un'ambiguità attoriale straordinaria, perché tu non sai mai se è sempre sul filo del rasoio tra il bene e il male. Beh, American Beauty ce l'ha insegnato, House of Cards. I soliti sospetti, certo, no? I soliti sospetti. I soliti sospetti era un film strepitoso, comprato a due soldi dalla Lucky Red, che poi insomma è diventato, è esploso. Però Kevin Spacey l'ho anche conosciuto oltretutto a Londra, devo dire che è stato non è stato l'unico attore, ho conosciuto un altro attore, mi pare australiano neozelandese, un certo Martin Cossack. Sì, avete visto sicuramente il film, non mi ricordo, io sono a memoria un po' fallace a volte, anche perché poi avendole doppiati, grazie a Dio, tanti, poi dimentico, però insomma Kevin Spacey è stato molto carino, l'ho conosciuto a Londra in un'anteprima teatrale di uno spettacolo che si chiama Resurrection Blues, perché lui è stato direttore artistico dell'Old Vic Theatre di Londra per 10 anni. Ed è stato strano che gli inglesi dessero ad un americano la direzione di un teatro inglese storico, per cui devo dire che Kevin è strepitoso, è eccezionale. Io ho amato tantissimo House of Cards, non so se c'è qualcuno di voi che l'ha vista, la serie bellissima sul Presidente degli Stati Uniti, e devo dire che lui lì è veramente se stesso, cioè lui lì sublima la parte più ambigua di se stesso. E tutte quelle rotture della quarta parete, no? Come si suol dire in termine attoriale, che lui faceva guardando in camera, erano eccezionali, cioè lui era magico. Avete fatto entrambi animazione, però Renato un po' più spostato verso il Giappone, tu più verso l'Occidente. Per fortuna che c'è qualcuno che se ne occupa. Beh, oddio, comunque a livello di animazione occidentale ne abbiamo avute di produzioni, è vero che ultimamente siamo più orientati verso l'Oriente perché One Piece ha conquistato praticamente tutti e forse lo si guarda più di quanto abbiamo fatto, almeno io parlo per la mia generazione, dei prodotti Disney. Allora, i bambini piccoli secondo me continuano ancora a vedere. Ciao, sono Pippo e questa è la casa di Topolino, quindi vieni piccoli di guarda, Gastand! Lo vedono ancora, Gastand! Grazie a Dio, ma anche perché secondo me hanno una tenerezza, adesso io devo dire la verità, non sono un fruitore di quelli giapponesi, vuoi per generazione, vuoi perché in generale i cartoni non li vedo troppo spesso, ma come il mio gusto non lo è stato mai, neanche da piccolino, e però questa tenerezza, questa dolcezza che hanno i personaggi Disney, secondo me forse i giapponesi non ce l'hanno, no? Hanno una cultura anche diversa. Te la senti di ribattere? Ma allora, in realtà secondo me, soprattutto per i prodotti, diciamo che c'è un bug storico, soprattutto in Italia, per cui noi abbiamo
dei bambini, compreso me, cresciuti con dei prodotti trattati da bambini, ma non erano da bambini. Verissimo. E quindi abbiamo l'idea che il Giappone abbia un taglio più adulto, cosa che da un lato è vero, ma dall'altro ci sono anche prodotti per i bambini. Ma vedi i Pokémon, che poi prendono a 360 gradi un po' tutti, dove vedi la tenerezza di alcuni... di alcuni cosi, che poi sono anche stronzi quando vogliono, però di alcuni pupazzetti. Bravo, che... i Disney non lo sono mai. Esatto, c'è questa, cioè, doppia... questa è la differenza. Cioè, è come il mondo di C'era una volta, è la favola dolce del Disney. Ma perché la Disney deve essere family friendly. È family friendly. Un po' del suo mulino bianco, ecco com'è. Sì. Però in realtà no, è semplicemente che siamo anche noi poco abituati a distinguere la tipologia di prodotto giapponese. Vedi One Piece, che è partito come prodotto per bambini e non lo era minimamente, e man mano si sta ponendo rimedio in tante sfaccettature. Però quello che dico io di contro è che se non avessimo avuto questi prodotti, magari anche trattati in un certo modo in Italia, probabilmente tutto questo non sarebbe successo, l'italiano medio non si sarebbe affezionato alla cultura giapponese. È stato poi la generazione, diciamo, cresciuta negli anni 70-80 con i primi cartoni, che allora si chiamavano appunto cartoni, a capire che dietro c'era un mondo diverso e appassionarsi e far nascere poi gli otaku in Italia e tutto il resto. Posso dire una cosa? Non so se siete d'accordo voi o se siete tutti voi d'accordo, o magari vi trovo tutti contro, non lo so. È il mondo giapponese, è un mondo emozionalmente più secco, più asciutto del mondo tra virgolette occidentale. Cioè sono persone che tendono a manifestare meno, no? Ma proprio nella cultura giapponese, sì, cioè, guarda, manifesta meno, no? È una cosa di cui ti accorgi tanto quando magari guardi quegli anime che sono degli slice of life, quindi incentrati proprio sulla vita di tutti i giorni, che ti raccontano un po' più la... proprio, sì, la quotidianità, e lì te ne accorgi davvero tanto, il fatto che hanno dei comportamenti completamente diversi dai nostri. Se posso dire una cosa anche a questo proposito, quando tu vai a leggere i commenti di alcuni ragazzi sul doppiaggio italiano di alcuni prodotti dicendo che schifo l'italiano, li guardo subati, voglio solo il giapponese, in realtà poi vengono criticati spesso dei doppiaggi in cui il doppiatore veramente...